A Mezzana, nel comune di Cantagallo, vecchie case abbandonate degli anni 70 verranno recuperate dalla comunità dei padri ricostruttori e trasformate nel borgo Tutto è Vita. Il progetto è stato illustrato a Firenze dai promotori, dall'assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli e dalla consigliera regionale del PD Ilaria Bugetti. Nel nuovo villaggio sostenibile vivranno alcune famiglie con bambini e un piccolo gruppo di monaci e verrà realizzato un hospice per persone affette da malattie inguaribili e i loro familiari. Si tratterà di una ricostruzione partecipata. Vuol dire che questo borgo completamente distrutto lo riedificheremo con il contributo di tutti i cittadini del territorio che vogliono essere volontari alla realizzazione di questo sogno. Per cui da oggi fino a fine settembre 3 mesi di campagna di volontariato per autocostruzione, la riedificazione dei ruderi per ricreare luoghi di socialità, accoglienza, dialogo in tutti i campi. Quindi si recupera un borgo e gli si danno tante funzioni, dalla prima, la più importante che è l'hospice, fino al recupero vero di un borgo dove si può abitare, al recupero di una storia, di un'architettura, di un luogo particolare che è anche un sito di interesse comunitario come la Calvana perché è un parco. Sono modalità, sistemi che fanno innovazione sociale ripartendo dalle comunità e anzi rivitalizzando quelle che ci sono sul territorio con l'aiuto di altre che arrivano. Una cosa molto interessante, innovativa, piena di contenuti e con il giusto tono anche di spiritualità che è importante.